Di che cosa parleremo oggi? Oggi affronteremo il tema, come vi ha anticipato la dottoressa Migliore, delle evidenze, che diciamo, la raccolta delle evidenze rappresenta proprio l'attività core, il cuore di tutto il processo di autovalutazione CAF. Come sarà impostata questa presentazione? Innanzitutto inizieremo con una riflessione sul concetto di evidenza. Che cosa intende per evidenza e che cosa in particolare si intende per evidenza nel vocabolario CAF. Poi approfondiremo con un affondo di natura più tecnica le evidenze relative ai fattori abilitanti CAF e le evidenze relative ai risultati CAF, no? Perché voi sapete che queste sono le due parti che compongono il modello, la parte sinistra relativa ai fattori abilitanti e la parte destra relativa ai risultati. Infine concluderemo con una domanda per tutti quanti, no, con una risposta a una domanda che tutti un po' ci pongono: ma dove le troviamo tutte queste evidenze? Quindi cercheremo di darvi anche degli input rispetto a dove sono queste evidenze. Bene, io volevo partire con una riflessione sul concetto di evidenza, perché vedete, oggi sempre più spesso si sente parlare di evidence-based education, cioè di istruzione basata sulle evidenze, evidence-based policy, anche le politiche, no? Basate sulle evidenze. Ancora di più questo termine è ricorrente nella valutazione. Infatti, io vi riporto proprio un abstract di un interessante articolo relativo proprio al dibattito su valutazione d'evidenze per un processo valutativo credibile e trasparente. E d'altra parte anche, se voi vedete, no, nella programmazione europea 14-20, anche l'investimento nelle risorse è comunque vincolato alla disponibilità di dati, di informazioni attendibili che comunque giustifichino questi investimenti. Quindi, diciamo, c'è questa, diciamo, nel nostro, nella società attuale c'è questa ricorrenza, no? Di questo continuo parlare della necessità di fornire evidenze, anche se più delle volte questa, come dire, questa necessità di fornire evidenze viene associata a un adempimento burocratico. Ma vediamo quali sono le diverse accezioni del concetto di evidenza. Io vi ho riportato alcune definizioni, no, che ritroviamo nei vocabolari relative al concetto di evidenza. Ad esempio, nel dizionario Palazzi si parla di evidenza come la qualità di ciò che si comprende a primo aspetto senza bisogno di prove, l'essere evidente, ciò che si vede bene distintamente da tutti, ciò che si percepisce chiaramente con la vista e con la mente. Anche noi, d'altra parte, quando diciamo che qualcosa è chiaro, è esplicito, ci diciamo è evidente. Però in realtà il concetto di evidenza che è presente nel modello CAF è più vicino al concetto di evidence dell'empirismo inglese, quindi perché fa riferimento a qualunque cosa che possa essere utilizzata per stabilire o dimostrare la verità di un aspetto. Quindi le evidenze sono tutti quei dati, quelle informazioni che servono per stabilire o confermare quello che è un'affermazione. E quindi nel vocabolario CAF, vedete, noi del CAF ci prendiamo molto sul serio. Se non abbiamo solide prove di evidence, non crediamo all'evidenza, cioè per noi del CAF evidenza non è ciò che è esplicito, ma ciò che è dimostrato. È dimostrato attraverso cosa? Attraverso documenti, dati di percezione, informazioni su processi, prassi, progetti, risorse, quindi ciò che viene opportunamente documentato. E quindi vedete che c'è come dire, viene meno un po' quell'aspetto intuitivo, no? Quell'immediatezza, quell'aspetto immediato che caratterizzava il concetto di evidenza che vi ho presentato, quello presente nei vocabolari, laddove per evidenza si
intendeva ciò che è chiaro, ciò che è esplicito, quindi qualcosa molto un po' più di immediato, mentre per evidenza noi intendiamo dei dati, delle informazioni, quello che invece può dimostrare la verità di un aspetto. E guardate, ci tengo molto diciamo, a presentarvi questa doppia, come dire, doppia sfumatura del concetto di evidenza, perché riflette un po' un approccio che molte volte hanno le scuole che si apprestano a fare l'autovalutazione. Tante volte quando chiediamo alle scuole appunto di fare una riflessione su quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, tante volte appunto ci viene detto: ah, ma noi già sappiamo quali sono i nostri punti di forza e di debolezza, perché questa conoscenza è una conoscenza affidata all'intuito, molto intuitiva, mentre con il processo di autovalutazione si arrivano a rilevare i punti di forza e i punti di debolezza, che poi possono magari coincidere con quelli che erano diciamo, come dire, nell'immaginario delle singole persone, però questa analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza è confortata da dati, da informazioni, è confortata da evidenze. E quindi questa è un po', no, la differenza tra i due concetti di evidenza. Quindi noi evidenza lo associamo a dati. Ecco, io qua vi riporto questa celebre citazione, no, di Pirandello, da uno, nessuno e 100.000. Dati di fatto, direte voi, e vorreste desumerne la realtà, ma questi stessi dati che di per sé non dicono nulla, credete che importino una valutazione uguale per tutti? E quando anche mi rappresentassero per intero e preciso, dove mi rappresenterebbero? In quale realtà? Ecco, vedete un po', questa è come dire, il dibattito, no, che c'è sui dati. Quanto sono rappresentativi questi dati? E ci rappresentano interamente questi dati? Questo è un po' quello che si sente da parte, no, di tutti coloro che operano nella comunità scolastica. Ebbene, naturalmente nell'autovalutazione CAF i dati non sono semplicemente, non si tratta semplicemente di mettere insieme dei dati, si tratta di stabilire un processo rigoroso, quindi l'evidenza sono dei dati che, raccolti attraverso un processo rigoroso, vengono riconosciuti da una collettività come validi e affidabili ai fini della formulazione delle osservazioni contenute nel rapporto di autovalutazione. Proprio per questo stesso motivo che la raccolta dei dati deve avere alcune caratteristiche, quindi la completezza, ossia l'analisi di più fonti, di più dati a disposizione, la comparazione, la possibilità di confrontare questi dati con altri valori di riferimento esterni disponibili, e poi anche la contestualizzazione, che permette alle scuole di verificare questi dati attraverso un esame di realtà. Quindi non una semplice raccolta dei dati, ma un processo molto più, come dire, molto più significativo, molto più rilevante. Quindi non si tratta, vedete, di associare questa raccolta di evidenze a un adempimento, che è un po' quello, vedete, qua riporta alcune domande. Perché dobbiamo raccogliere questi dati? Queste sono un po' le domande più ricorrenti: per aggravare il lavoro del docente di ulteriori ore lavorative, per accrescere il volume delle carte, per dare modo a qualcuno di ostentare il proprio operato. Perché dobbiamo fare una narrazione? Perché poi è una narrazione di quella che è l'esperienza didattica e organizzativa. Quindi il passaggio un po' inverso, no? Dal fare al dire su quello che facciamo. Ebbene, perché? Perché fare questo, quindi raccogliere delle evidenze, può diventare una risorsa per costruire l'identità della scuola,
proprio perché vedete come nell'immagine le evidenze rappresentano poi di fatto delle tracce di quello che la scuola, della scuola, di quello che la scuola fa, e quindi raccoglie, e nella scuola ci sono tante evidenze, tanti dati, ma il più delle volte questi dati sono sparsi. Il processo di autovalutazione CAF dà l'opportunità di metterle insieme, di metterle a sistema, di armonizzarle in modo che possano diventare questi dati un patrimonio comune, condiviso della scuola, e quindi effettivamente possano, come dire, cooperare, essere utili alla costruzione dell'identità dell'organizzazione. Quindi, vedete, l'autovalutazione CAF, ripeto, è un processo evidence-based, basato sulle evidenze, perché il processo di autovalutazione è appunto un itinerario che comincia con l'esame dei dati e dei fatti e poi prosegue con la raccolta e l'interpretazione di questi dati e di questi fatti in modo che vengano trasformati, che diventino delle informazioni, e poi ancora con la loro trasformazione in sintomi e con l'elaborazione di una diagnosi. Questo è tutto praticamente il percorso, dall'autovalutazione, quindi dalla raccolta dei dati, la loro trasformazione in informazione, quindi la definizione dei sintomi, e poi l'elaborazione di una diagnosi, del piano di miglioramento. Si tratta un po' di quello che viene del percorso inferenziale che avviene un po' nella indagine scientifica, ma quello che un po' riguarda tutto i percorsi di ricerca, ed è questo che noi vogliamo appunto trasferirvi, il fatto che il processo di autovalutazione CAF sia in realtà anch'esso un percorso di ricerca, che ha un importante valore pedagogico, formativo, oltre che organizzativo. E vediamo, passiamo quindi, dopo questa piccola parentesi, diciamo, sul significato del termine evidente, su ciò che significa evidenza nel vocabolario CAF, passiamo a vedere proprio concretamente in che cosa sono queste evidenze, distinguendo tra le evidenze relative ai fattori abilitanti e le evidenze relative ai risultati. Partiamo dalle evidenze relative ai fattori abilitanti. Di che cosa si tratta? Si tratta di documenti o informazioni che danno evidenza di quanto realizzato in fase di realizzazione relativamente alla leadership, alle politiche strategie, al personale, alle partnership e risorse, ai processi, ovvero ai primi cinque criteri del modello CAF. Quindi tutti i documenti, le informazioni, progetti, tutto ciò che abbiamo che è relativo a come viene gestita la leadership, come vengono definite le politiche e le strategie, come viene gestito il personale, le partnership, le risorse, come vengono mappati i processi. Tutta la evidenza documentale, tutti i documenti che possono servire a dimostrare l'approccio con cui nella nostra organizzazione vengono realizzate le attività relative a questi criteri, costituisce una fonte di evidenza. E saranno proprio questi documenti, sto pensando per esempio al PTOF, ai vari regolamenti di all'esistenza di un codice di valori interno, alle varie nomine delle funzioni strumentali opportunamente formalizzate. Tutti questi documenti vanno opportunamente raccolti, sistematizzati e catalogati per ciascuno dei criteri CAF a cui fanno riferimento, proprio perché dalla presenza di questi documenti, quindi che avremo evidenza di ciò che si fa o non si fa nella organizzazione. Quindi cosa sono le evidenze relative ai fattori abilitanti? Ce lo siamo scritti: documenti e informazioni
relative ai primi cinque criteri del modello. Chi le raccoglie queste evidenze, il processo di raccolta delle evidenze è affidato al GAVA, gruppo di autovalutazione, che naturalmente si può dividere in modo opportuno la raccolta. Quindi magari si può assegnare a ciascun componente del gruppo un criterio o anche si possono aggregare criteri correlati, ad esempio il criterio 3 sul personale con il criterio 7 relativo ai risultati del personale, quindi assegnare più di un criterio ad una persona del gruppo. È comunque il GAV il protettore, il detentore, diciamo, di questa attività, quando le raccoglie all'avvio dell'attività. Come vi spiegava la dottoressa Migliore, dopo la fase di dopo comunque voi state agendo in questo momento in contemporanea. In ogni caso, diciamo, facciamo riferimento a quello che dovrebbe essere l'iter istituzionale, l'attività di autovalutazione viene pianificata, quindi si realizza il piano di autovalutazione e immediatamente si parte con la raccolta delle evidenze. Facciamo un esempio concreto di evidenze. Partiamo dal sottocriterio 1.1, che è appunto sapete, il criterio 1 relativo alla leadership, 1.1, come la leadership orienta l'organizzazione attraverso lo sviluppo di una visione e dei valori. Ecco, dove possiamo andare a rintracciare noi informazioni per capire come la leadership orienta l'organizzazione attraverso lo sviluppo di una visione e dei valori? Attraverso delle evidenze che noi vi abbiamo riportato in alcune tabelle che poi ritroverete anche nella piattaforma. E alcune di queste sono appunto la mission, la vision, il codice etico, l'organigramma, il funzionogramma, gli atti di nomina delle funzioni strumentali, le relazioni finali delle funzioni strumentali, il regolamento di istituto, il regolamento disciplinare. Queste sono per noi sono dei documenti, la presenza o meno, vedete, di questi documenti. E poi diciamo, ci dà l'opportunità di ricavare da questi documenti quelle informazioni che a noi servono, a voi servono per rispondere a quelli che sono i vari item, i vari aspetti che il CAF considera negli esempi relativi a ciascun sottocriterio. Qual è la caratteristica del CAF Edu senza zaino? Voi vi ritrovate il modello CAF, gli esempi relativi a ciascun sottocriterio e poi avete a valle di ciascuno, in calce a ciascun sottocriterio, avete un cassetto senza zaino, un cassetto in cui vedete viene ripreso un po' quello che è il concetto espresso nel sottocriterio, in questo caso era orientare l'organizzazione attraverso lo sviluppo di mission, vision e valori. Nel cassetto senza zaino vi si dice che è importante valutare se il dirigente scolastico nell'orientare l'istituzione fa riferimento ai principi e modelli e valori ispirati dal modello senza zaino e tiene conto della concezione dell'istituzione scolastica come rete di scuole e dell'approccio globale al curriculum. Quindi quali possono essere le evidenze di questo orientamento della dirigenza a fare riferimento ai principi, ai valori ispirati dal modello senza zaino? Nel TOF ci dovrebbe essere almeno, diciamo, un riferimento appunto a questi principi della ospitalità, responsabilità, comunità, così come nell'atto di indirizzo. O altre informazioni del genere le possiamo trovare nei manuali d'istituto e di scuola, nei manuali di classe, nelle procedure per prevenire comportamenti non coerenti con i valori espressi del senza zaino, o anche nei report annuali
sullo stato di attuazione del senza zaino. Cioè, questa documentazione può fornire evidenze specifiche rispetto a quello che la scuola fa relativamente alla parte del senza zaino. Quindi, diciamo, quello che voi siete chiamati a fare è rispondere agli esempi del modello CAF, evidenziando, diciamo, rilevando le evidenze che vi permettono di rispondere a quegli esempi, e poi fare una riflessione relativamente al modello senza zaino e quindi a quelle aree, a quei plessi, a quelle classi che adottano il modello all'intera scuola, fare una riflessione aggiuntiva e integrativa che vi consente di portare ulteriori evidenze ulteriori rispetto a quelle generali che fanno riferimento quindi al modello senza zaino. Ecco la stessa cosa, riportiamo un altro esempio, quello relativo al criterio 1.2, gestire l'istituzione, la sua performance e il suo miglioramento continuo. In questo caso, vedete, nel cassetto senza zaino vi si invita nella valutazione a tenere conto dell'assegnazione di deleghe in ordine alla gestione di senza zaino, all'inserimento nello staff del dirigente di figure di sistema specifiche, ad esempio il referente senza zaino, alla programmazione di obiettivi di miglioramento esplicitamente riconducibili all'attuazione di senza zaino. Quindi vi viene chiesto di riportare anche, di rilevare anche quei documenti che fanno riferimento direttamente al modello senza zaino, come può essere una delega, come può essere l'inserimento nello staff, la nomina nello staff del dirigente di un referente senza zaino. Questo costituisce costituiscono evidenze. Passiamo poi alle evidenze relative ai risultati. Voi sapete, diciamo, che le evidenze, diciamo, relative ai fattori abilitanti sono di natura documentale. Per quanto riguarda i risultati, si tratta invece soprattutto di dati numerici, quantitativi numerici misurati dall'organizzazione. Quindi risultati di percezione e di prestazione relative ai diversi stakeholder che possono essere, che sono le famiglie, gli scienti e diversi portatori di interesse. Questo è particolarmente significativo proprio nel concetto poi di comunità, di scuola comunità, che è proprio del senza zaino. Chi le raccoglie il GAV, ancora, dividendosi, in questo caso ci siamo detti, dividendosi la raccolta delle informazioni, quando raccoglierle all'avvio, ma io, diciamo, vi inviterei a farlo soprattutto anche a valle delle interviste al dirigente e al DSGA, in modo anche che dalle interviste possano uscire delle informazioni da supportare con i dati. Vediamo quali sono queste evidenze relative ai risultati, che cosa si deve cercare relativamente ai risultati, i risultati degli ultimi 3 o più anni se sono disponibili, i dati di confronto con gli obiettivi, i dati di confronto con i risultati di altre organizzazioni. Quindi, noi, relativamente al fattore abilitanti, dobbiamo raccogliere documenti, informazioni, tutto quello che ci consente di supportare quello che affermiamo relativamente agli esempi del modello. Per quanto riguarda i risultati, noi dobbiamo raccogliere dati numerici, numeri, risultati che l'organizzazione ha conseguito negli ultimi 3 anni, relativamente ai discenti, alle famiglie, al personale, alla società e poi i risultati interni. Vediamo
vediamo che cosa in particolare, di che tipo di evidenze, stiamo parlando. Vi ho portato qua l'esempio del sottocriterio 6.1 che si riferisce alle misure della percezione della soddisfazione dei clienti discenti. Quindi qua stiamo parlando di misure della percezione. Se l'organizzazione rileva la percezione, la soddisfazione dei discenti delle famiglie e quindi se ha dati disponibili relativamente alla soddisfazione per quanto riguarda l'immagine complessiva dell'organizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione, l'accessibilità, la trasparenza. Stiamo parlando di dati di soddisfazione, quindi se l'organizzazione misura la soddisfazione di discenti e di famiglie relativamente a questi item, a questi temi, all'immagine complessiva, al coinvolgimento, all'accessibilità, alla trasparenza, ai prodotti e servizi, quali dati ed elementi devono essere disponibili. Se l'organizzazione li misura, bisogna verificare poi se ci sono dei trend, quindi se l'organizzazione li ha misurati, vi ricordate, per almeno 3 anni, in modo che si possano fare delle analisi, se ci sono degli spostamenti, se ci sono dei risultati che tendono ad aumentare, risultati che tendono a diminuire. Bisogna confrontare, se questi, diciamo, risultati sono confrontati con quelli di altre organizzazioni e se sono confrontati con se ci eravamo posti degli obiettivi e quindi ci confrontiamo con questi, c'è un confronto tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati. Quindi la prima parte è questa, la prima parte del sottocriterio 6, afferisce alle misure della percezione. Invece il sottocriterio 6.2, e questo guardate, vale per tutti i sottocriteri relativi ai risultati, eccetto il sottocriterio 9, sono divisi appunto in misure della percezione e misure della prestazione. Laddove in misure della percezione voi dovete riportare i dati della soddisfazione, quindi i dati della soddisfazione dei clienti, dei discenti, delle famiglie, del personale, relativamente a quelli che sono gli elementi che sono presenti nel modello CAF. Nel secondo sottocriterio, in questo caso nel 6.2, ma è così nel 7.2 e nell'8.2, dovete riportare i risultati, i dati di prestazione, quindi le misurazioni delle performance. E sono ad esempio dati, risultati relativi al coinvolgimento, laddove in questo caso non intendiamo risultati di soddisfazione, ma intendiamo il grado di coinvolgimento dei portatori di interesse, il numero dei suggerimenti ricevuti, il grado di utilizzo di nuove modalità di relazione, risultati relativi all'accessibilità dell'organizzazione, quindi gli orari di apertura, i tempi di attesa. Voi dovete riportare dati relativamente a queste, a queste cose e non la soddisfazione in cui dati li dobbiamo riportare nel primo sottocriterio, ma i dati di performance della vostra organizzazione. Che cosa succede per quanto riguarda le evidenze relative ai risultati? E qua mi aggancio anche alla domanda che è stata posta da un collega di cui adesso mi sono persa il nome, appunto il rapporto fra il modello CAF e il cassetto senza zaino. Dunque, il collega Andrea Conti, è una domanda pertinente, molto interessante, grazie anche per averla posta. Il cassetto senza zaino è stato frutto di una lunga elaborazione di un lungo lavoro di confronto tra il Centro di Risorse Nazionale CAF e il comitato promotore del modello senza zaino. E sicuramente
Il modello CAF, come voi sapete, è un modello organizzativo che ben si adatta a qualsiasi tipo di organizzazione e tuttavia ci sono delle peculiarità del modello senza zaino che comunque sono, come dire, sono aggiuntive, nel senso che quando il modello CAF chiede appunto le modalità in cui è definita la missione, la visione dell'organizzazione, naturalmente qualsiasi organizzazione può descrivere come è stata definita la missione e la visione. Però in particolare per le scuole che fanno parte della rete senza zaino, abbiamo inserito il cassetto per indirizzarle, per orientarle a descrivere nel rapporto di autovalutazione, non solo quello che fa come organizzazione in quanto tale, ma quello che fa come organizzazione in quanto organizzazione senza, quello che fa come scuola in quanto scuola senza zaino. Quindi non solo la modalità di coinvolgimento di magari la mission, la vision è stata, come dice, no, negli esempi il modello CAF, la mission e la vision sono stati definiti con il coinvolgimento dei portatori di interesse, non solo questa modalità, ma anche che nella mission e nella vision siano stati inseriti i valori portanti del modello senza zaino, così come il modello senza zaino è permeato di tutta una serie di valori che ben matchano, no, con il modello CAF e di cui si chiede comunque evidenza, giusto per rimanere in tema. Quindi non vi viene chiesta una semplice, come dire, descrizione dell'organizzazione in quanto tale, della scuola in quanto tale, ma della scuola in quanto scuola senza zaino. Quindi sicuramente anche tra le evidenze avrete delle cose particolari, degli aspetti particolari che riguardano al modello senza zaino che comunque vi chiediamo nel rapporto di autovalutazione di rendicontare. Perché poi è questo quello che fa la differenza tra un'organizzazione scolastica semplice e un'organizzazione scolastica senza zaino. Ed è la stessa cosa, vedete, quello che succede per quanto riguarda i criteri relativi ai risultati. In questo caso, nel cassetto senza zaino vi viene esplicitato, vi viene spiegato che per tutti gli esempi indicati con un asterisco è necessario considerare e mettere in evidenza anche quelli derivanti dall'implementazione del modello senza zaino. E vi faccio subito un esempio. Guardate, per esempio, nel sottocriterio 6.1, le misure della percezione. Qua siamo nel campo della soddisfazione dei discenti e delle famiglie rispetto, quindi della misurazione della soddisfazione dei discenti e delle famiglie rispetto, ad esempio, all'immagine complessiva dell'istituzione educativa, cioè vi viene chiesto se misurate la soddisfazione dei discenti, delle famiglie rispetto all'immagine complessiva dell'istituzione scolastica educativa e se la misurate vi viene chiesto di fornire dei dati. Ancora, coinvolgimento e partecipazione dei discenti, delle famiglie e di altri portatori di interesse nei processi di apprendimento lavorativi e decisionali dell'istituzione. Questo è un esempio, quindi se misurate la soddisfazione dei discenti, delle famiglie rispetto al coinvolgimento nei processi di apprendimento lavorativi e decisionali dell'istituzione. Questo è un esempio con asterisco. Perché? Perché è importante che se avete dei dati relativi a questo aspetto, questi dati siano anche, come dire, segmentati, specificati, siano anche declinati rispetto
al senza zaino, nel senso che se ci sono discenti, famiglie di flacche o di plessi che appartengono a un che appartengono a una classe o a un plesso senza zaino, sarebbe opportuno appunto fare questo confronto tra la soddisfazione dei genitori in generale, dei genitori della scuola, quindi rispetto al coinvolgimento, e in particolare i dati che emergono, i dati di soddisfazione che emergono rispetto al coinvolgimento che emergono proprio invece dei discenti e delle famiglie che appartengono ai plessi del senza zaino. Diciamo, questa sarebbe effettivamente quello che permetterebbe di tracciare, di testimoniare il valore aggiunto derivante appunto dall'applicazione del modello senza zaino, così come anche vedete, le misure di percezione relativamente alla qualità dei servizi accessori come biblioteca, mense, attrezzature, perché noi sappiamo, no, che quando un plesso, una classe diventa senza zaino, c'è bisogno di attrezzature particolari. Quindi in particolare vi viene chiesto anche di declinare questi dati, naturalmente se ne siete in possesso, segmentandoli anche per relativamente al modello senza zaino, proprio perché questo aiuta sia a un confronto interno alla scuola tra le diverse classi, i diversi plessi della scuola, ma anche a un confronto con l'esterno, come dire, tra varie istituzioni che adottano il modello senza zaino. E vediamo alla domanda, diciamo, finale, quella che ci viene sempre posta, e cioè dove andiamo a rilevare tutte queste evidenze, dove le andiamo a cercare. E come vi dicevo, in realtà è una domanda a cui la risposta è semplice. L'attività successiva alla risposta è impegnativa, ma la risposta è semplice perché le scuole hanno a disposizione diverse fonti informative da cui trarre le informazioni. Fonti interne, quindi dati in possesso della scuola, i documenti, altre informazioni. Fonti esterne, che sono i dati dell'INVALSI, del MIUR, i dati relativi al questionario genitori, studenti. Vi ricordate quando vi dicevo che nei primi sottocriteri dei risultati occorre riportare i dati di soddisfazione, quindi i questionari studenti, genitori che somministrate periodicamente, i dati che sono presenti nel fascicolo scuola chiaro del MIUR, ma anche i dati ISTAT del Ministero dell'Interno quando vi vengono un po', come dire, richieste dei dati anagrafici in particolare nella scuola. Quindi i dati sicuramente ci sono. Qual è l'operazione che bisogna fare? Io qua ho ripreso questa celebre frase un po' datata di Forster, no? L'autore anche di Peirce Swindell, di Only Connect, cioè si tratta solamente di metterli insieme, di sistematizzarli. E il CAF vi dà questa opportunità, cioè facendo l'autovalutazione con il modello se, con il mode con il modello CAF, avete l'opportunità di sistematizzare tutti i dati che avete, e da questa sistematizzazione appunto ricavare i dati per l'analisi. Vi ricordate, per trasformare i dati in fatti, e da questi fatti in informazione, da questi fatti ragionare sui sintomi per poi ricavare la diagnosi. Io vedo la dottoressa Noscia che fa un'osservazione, dice: le evidenze relative ai risultati, questionari e interviste devono quindi riguardare solo le classi, docenti e famiglie che attuano senza zaino nell'istituto. Penso che questa sia la specificità del percorso CAF senza zaino, ma se effettivamente dobbiamo fare un confronto con le classi non senza zaino, dobbiamo estendere la procedura CAF a tutta la scuola, già da subito e in contemporanea. Che ne pensate?
Allora, io vorrei innanzitutto scusarmi se sono stata io a indurvi in errore relativamente ai risultati. Quando parlo di diciamo anche questionari, io faccio riferimento ai questionari che già normalmente l'istituzione scolastica somministra. Altra cosa invece sono i questionari del modello CAP. Il questionario del modello CAP di cui parlerò dopo, il questionario serve a raccogliere la voce del personale sui fattori abilitanti del modello CAP, quindi sulla leadership, sulle politiche e le strategie, sulla gestione del personale. Quindi è un questionario che è stato pensato proprio perché quando voi andate a fare la descrizione della vostra organizzazione rispetto a questi criteri, possiate avere anche a supporto la percezione del personale. Altra cosa sono invece le evidenze che noi vi richiediamo di riportare nei sottocriteri relativi ai risultati. Qua si tratta di dati, di risultati relativi a questionari, a indagini che già sono patrimonio della scuola, che quindi già diciamo, svolgete regolarmente, non so, magari regolarmente ogni anno misurate la soddisfazione dei vostri alunni o delle vostre famiglie. Quindi qua vanno riportati questo tipo di dati. Poi naturalmente l'optimum sarebbe se voi quando avete somministrato questi questionari che fanno parte dell'attività ordinaria della scuola, li avete segmentati, cioè eravate consapevoli appunto che i rispondenti appartenevano a un plesso, a una classe senza zaino. In questo modo era utile fare un confronto. Chi invece è tutto senza zaino, benissimo. Io vi ricordate, diciamo, il confronto, vi ho detto, lo possiamo fare sia interno, quindi all'interno della stessa scuola, tra classi senza zaino e classi non senza zaino. Invece lo potete fare anche tra diverse scuole, quindi tra le scuole, tra una scuola che è interamente senza zaino si può confrontare i suoi risultati con altre istituzioni che sono interamente senza zaino. Quindi si tratta di un confronto, diciamo che di un confronto che riguarda prevalentemente anche gli approcci, no? Gli approcci tra una parte dell'organizzazione che per quanto riguarda, diciamo, le scuole che non sono senza zaino, una parte dell'organizzazione senza zaino, e invece l'altra parte che è appunto ispirata al modello senza zaino. Però, diciamo, voglio dire, questo non deve essere un problema. Allora, laddove gli istituti sono tutti interamente senza zaino, i dati, perché i risultati, perché il CAF comunque ve lo chiederà, insomma, se questi dati che voi avete sono confrontati. Possono essere confrontati o all'interno dell'organizzazione o all'esterno. Quindi voi come organizzazione interamente senza zaino avete confrontato i vostri risultati rispetto a quelli di un'altra organizzazione senza zaino, se siete interamente senza zaino. Nel momento in cui invece in una stessa organizzazione, che in una stessa organizzazione ci sono plessi senza zaino e plessi invece che appartengono all'organizzazione scolastica tradizionale,
sarebbe utile, diciamo, fare un confronto di approcci e verificare sulla base dei risultati, appunto, se emerge questa differenza, se dai risultati emerge la differenza degli approcci. Naturalmente, diciamo, questa non è una cosa, vedete, che necessariamente dovete avere adesso. Il valore pedagogico del staff è quello di orientarvi al fatto che i risultati non possono definirsi tali, dati relativi ai risultati non possono definirsi tali se non sono anche confrontati. Quindi, è importante il confronto, però se questo non c'è attualmente, perché magari non avete avuto modo di farlo, non ci avete pensato in passato, il CAF vi orienta verso questo. Questo può essere anche, perché no, un punto di debolezza, diciamo così, debolezza che non è una debolezza, ma anche un punto su cui lavorare per il futuro e potrebbe essere utile nelle idee di miglioramento pensare a una raccolta dei dati, dei risultati in futuro facendo il confronto, quindi all'interno e oppure all'esterno, con l'altro potrebbe essere, non so, un'iniziativa della rete per confrontare diversi risultati, anche in questo caso per cogliere le buone pratiche. Vedo la dottoressa Pampaloni che appunto scrive: il confronto dei dati possiamo farlo anche al nostro interno quando avremo tutti i risultati, perché alcune scuole sono tutte senza zaino e quindi all'interno è impossibile. All'interno è impossibile, sicuramente. Quindi ci siamo dette la doppia ipotesi. Laddove una scuola è per metà e in parte senza zaino, in parte è una scuola tradizionale, i dati, i risultati che raccogliete, che raccoglierete, che insomma avete a disposizione, si può presentare eventualmente il confronto tra i due approcci, quello tradizionale e quello del modello senza zaino. Però questa non è una cosa che dovete fare imminentemente. Se i dati non sono, se raccogliete i risultati, ma questi risultati non sono né segmentati né diciamo tra modello senza zaino e modello tradizionale, questa è una cosa che ci possiamo prefiggere di fare in futuro, che magari ritenete che possa essere utile e come area anche di miglioramento e prefiggersi di farla per il futuro. Se invece l'organizzazione è interamente senza zaino, possiamo confrontare questi dati all'esterno con altre istituzioni senza zaino. Io non so se ci sono altre domande relativamente a Teresa, questo scusami, tema no, volevo aggiungere giusto un vedete. elemento per Sì, contribuire a questa riflessione. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare alla personalizzazione del modello CAF per le scuole senza zaino, in realtà questo è stato il primo problema con il quale ci siamo confrontati, cioè il fatto che all'interno della rete senza zaino ci sono scuole che sono interamente senza zaino e scuole invece che hanno classi, in alcuni casi anche una sola classe senza zaino. Siccome il modello CAF è un modello olistico che guarda all'organizzazione nel suo complesso, l'unico modo per personalizzare il modello era quello di inserire delle indicazioni, dei suggerimenti, delle istruzioni che potessero, diciamo, in qualche modo dare evidenza alla scuola di due anime laddove c'erano due anime. Dove c'è una scuola interamente senza zaino, il modello CAF vi aiuterà a fare un'autovalutazione organizzativa, una diagnosi organizzativa del funzionamento della scuola senza zaino. Però laddove invece la scuola è in parte senza zaino, il modello vi potrà aiutare a fotografare queste due anime all'interno dello stesso rapporto di autovalutazione, quindi ad evidenziare anche quelli che sono gli approcci che la scuola pone in essere, diciamo, quando agisce da scuola tradizionale, gli approcci che pone in essere quando agisce da scuola senza zaino. È un confronto che, diciamo, farete sicuramente a valle, ma che è importante
tenere all'interno del rapporto di autovalutazione, perché comunque parliamo di una scuola, della stessa scuola. E se voi avete intenzione di estendere il modello senza zaino all'intera organizzazione o di rivedere gli approcci della scuola nel senso dei principi senza zaino, il rapporto di autovalutazione vi aiuterà a fare una fotografia di come funzionano entrambi. E quindi in una prima fase, che è quella in cui vi trovate adesso, probabilmente sarà un po' più dispendioso, ma poi vi sarà molto utile anche per definire quelle che sono le strategie verso le quali volete andare. Quindi considerate che l'autovalutazione voi la fate su tutta l'organizzazione e avrete la possibilità di fare un focus su quello che è il funzionamento del senza zaino. Sì, ho Bene, terminato, possiamo quindi andare non avanti. so, Claudia, hai terminato? Se non ci sono altre domande, io passerei alla seconda presentazione, quella relativa agli strumenti, per C'è la una domanda, raccolta e la Teresa, è arrivata adesso generazione dal professor Conti. di risorse. Bene, vedo che il professor Conti è molto addentrato e fa delle domande molto, come dire, molto concrete. Dove riporto i dati suggeriti dai cassetti senza zaino? Professore, noi non abbiamo voluto stravolgere né aggravare, come dire, caricare questi documenti che sono i format tradizionali, no? Del CAF, del processo di autovalutazione con ulteriori passi, perché abbiamo ritenuto che questi dati relativi appunto al modello senza zaino potessero essere inseriti all'interno degli strumenti che, diciamo, che adesso le mostrerò, e nei quali va diciamo, la descrizione tradizionale. Quindi è la stessa, sono gli stessi contenitori, sono i contenitori che sono previsti da tutto il processo CAF, quindi le varie griglie di aggregazione che adesso le presenterò, ma nel rapporto di autovalutazione stessa, laddove chiediamo di fare una breve sintesi dell'organizzazione relativamente alla leadership, al personale. E in quello stesso contenitore vanno anche riportate le informazioni relative al senza zaino. Poi vedrete voi, insomma, come evidenziarle, se sarà necessario appunto metterle in modo tale da far emergere una differenza, un valore aggiunto. Quindi, insomma, è demandato un po' a voi, ma i contenitori sono quelli che adesso vi mostrerò. Allora, quindi andiamo benissimo, grazie. Allora, andiamo quindi a mostrare proprio questi strumenti per la raccolta dei dati di percezione e gli strumenti per l'aggregazione delle evidenze. Allora, innanzitutto la raccolta delle evidenze relative ai fattori abilitanti. Gli strumenti per la raccolta dei dati di percezione sono due: il questionario da somministrare al personale e l'intervista alla dirigenza. Vi ricordate, io ho detto che abbiamo la parte relativa ai fattori abilitanti, la parte relativa ai risultati. Per raccogliere le evidenze relative ai fattori abilitanti dobbiamo fare riferimento a tutti i documenti, note, regolamenti presenti nella scuola. In più, siccome l'autovalutazione CAF è l'autovalutazione del personale, che dà voce al personale, il modello CAF invita appunto a somministrare un questionario al personale e un'intervista alla dirigenza su alcuni degli item che coprono appunto i primi cinque fattori abilitanti del modello CAF, in modo che voi, come evidenza,
Avete non solo i documenti, le note, i regolamenti che fanno parte del patrimonio della scuola, ma anche effettivamente questa voce, la percezione, l'espressione della voce del personale. E questa è per quanto riguarda la raccolta. Poi per l'aggregazione vedremo come aggregare, mettere insieme tutte le evidenze. Vediamo un attimo relativamente alla raccolta, in che cosa consiste questo questionario. Questionario, vedete, rappresenta, ce lo siamo detto, un'occasione importante per il personale, soprattutto per dargli la possibilità di esprimere un giudizio e contribuire al miglioramento dell'organizzazione. Si tratta di un questionario che comprende 47, oddio, 47 domande. Scusate, 47 domande chiuse. Queste 47 domande sono di tipo generale e riguardano la leadership, la strategia e la pianificazione, il personale, le partnership, le risorse e i processi, ovvero i primi 5 fattori abilitanti del modello CASP. Vedete, abbiamo una quindicina di domande sulla leadership, alcune domande sulle politiche e le strategie, alcune proprio relative al personale, quindi se nell'organizzazione, ad esempio, vedete la domanda 21, nell'organizzazione si analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale, domande relative a come vengono definite le partnership e risorse nell'organizzazione, infine domande sui processi. Naturalmente si tratta di 47 domande che non rispondono a tutti gli esempi del modello CAF, perché voi sapete solo diciamo, nei fattori abilitanti ci sono 20 sottocriteri, una decina di esempi per ogni sottocriterio, arriviamo a 200 esempi. Queste domande, sono 47, rispondono solamente ad alcuni esempi del modello CAF per consentirvi appunto di avere delle evidenze di percezione relativi a degli argomenti che noi abbiamo ritenuto essenziali. Quindi questo arrivo anche alla domanda dove si scarica il questionario, come si compila il questionario. Il questionario può essere caricato nella scheda A5, c'è proprio un format del questionario, quindi lo ritrovate su 2 o 3 pagine, mi sembra, e si può scegliere appunto la modalità di compilazione cartacea, quindi consegnando questo questionario a tutto il personale, invitandolo a compilarlo entro una certa data. Oppure può essere compilabile online ad un link online che è presente sempre nella scheda 5, che è fornito dal Centro Risorse Nazionale CAF. Il questionario va compilato in maniera individuale e anonima, quindi non una garanzia assolutamente anche quello online dell'anonimato. Le 47 domande hanno una scala di, diciamo, di risposta composta da 7 valori, in cui si va da un minimo di 1, quindi che esprime totalmente il disaccordo, il totale disaccordo, a un massimo di 6. Il 7 corrisponde al non so, al massimo di 6, che corrisponde a completamente d'accordo. Cioè, ad esempio, rispetto alla proposizione, la dirigenza è attenta ai suggerimenti dei docenti e del personale ATA, stimolandoli e mettendoli in atto quando è opportuno, il personale può rispondere appunto se è totalmente d'accordo, in disaccordo, parzialmente d'accordo, d'accordo o completamente d'accordo. Quindi questa è la scala di valutazione che viene prospettata al personale. Che cosa succede? Quando appunto tutti hanno risposto al questionario, questo
questi, diciamo, queste risposte devono essere sintetizzate in grafici. E qua, nel nostro kit per la rilevazione, vi mettiamo a disposizione il format di questionario, poi un foglio di calcolo Excel in cui, diciamo, vengono imputate le risposte a tutte le domande, che quindi vi consente poi l'elaborazione delle risposte, e poi vi mettiamo a disposizione una nota che associa ciascuna domanda al sottocriterio di riferimento del modello CAF, in modo che voi ogni quando andate a ragionare sul criterio della leadership, andate a vedere rispetto a questo criterio della leadership, dal questionario, le domande che attenevano alla leadership, che cosa è emerso, che cosa ci dicono, e quindi nel fare l'autovalutazione mettete anche questa come evidenza. Allora, quindi per il questionario abbiamo a disposizione tre strumenti. Abbiamo il questionario, il format di questionario, il foglio di calcolo Excel e la nota per l'associazione tra le domande del questionario e i sottocriteri del modello. Questo se si sceglie il questionario cartaceo. Vediamo invece che cosa succede se si sceglie il questionario online. Questa, guardate, è una grande opportunità che vi viene messa a disposizione del Centro di Risorse Nazionale CAF, perché praticamente basta diffondere a tutto il personale, vi vengono forniti, vedete, sono forniti due link, basta diffondere a tutto il personale il link, quindi il personale, il primo link, il personale quindi entro un certo tempo che poi definite voi, il personale risponde alle domande, e poi c'è un altro link da mantenere riservato ad uso esclusivo del gruppo di autovalutazione, in cui si monitorano le risposte al questionario, e si possono esportare i dati. Leggo qua la sintesi dei dati viene fatta in automatico, è necessario che la facciamo noi. Con il questionario online, diciamo, con questo secondo link, vi ripeto, avete a disposizione due link, un link ad uso che viene diffuso al personale, un altro link a uso del GAV, ad uso del GAV, in cui, diciamo, si monitorano le risposte, e poi diciamo, l'esportazione in un file Excel di questi, diciamo, di questo, dei dati in questo, in questi, diciamo, presenti in questo link, consente di acquisirli questi dati e quindi di incollarli per una loro elaborazione. Naturalmente il foglio Excel fa l'elaborazione, però diciamo, la sintesi, se per sintesi dei dati intendete, come dire, l'interpretazione dei dati, perché vi faccio un esempio: quello che vi può essere restituito è un grafico come questo, in cui vengono riportate, no, le percentuali di accordo, di disaccordo per ciascuna domanda. Però la sintesi, cioè la parte di descrizione qualitativa che consiste nell'interpretazione di questi dati, per cui alla domanda se la leadership definisce in modo condiviso la mission e la vision, c'è il 40% del personale che risponde che non è d'accordo, il 50% che invece è d'accordo. La sintesi, quindi la valutazione, l'interpretazione di questo dato, la dovete fare voi, perché naturalmente qua c'è, diciamo, interviene quell'elemento umanitario, umano di interpretazione, che non può assolutamente essere demandato alla macchina. La macchina vi può appunto aiutare con l'elaborazione dei dati, nel senso che mentre se lo diffondete in cartaceo dovete imputare manualmente, singolarmente, tutti i dati, qua con il questionario online vi vengono restituiti in automatico, e anche potete esportare questi dati nell'Excel, potete avere, come vi ho detto, grafici tipo questo. Però poi l'interpretazione e la sintesi descrittiva qualitativa la dovete fare.
Ecco, a questo punto, così io mi fermo anche un attimo, io diciamo, vorrei dare la parola proprio anche alla dottoressa Anna Maria Bosco dell'Istituto Comprensivo di Acquaviva delle Fonti, che diciamo che noi, vi ha detto, l'ha anticipato la dottoressa Migliore, abbiamo questa forma di monitoraggio della piattaforma e abbiamo potuto osservare con piacere che appunto loro hanno già somministrato il questionario e hanno avuto una percentuale di copertura del questionario quasi pari al 100%. Quindi, siccome noi pensiamo che questo sia un grande traguardo, perché ve l'abbiamo detto, diciamo, il CAF, il processo di autovalutazione CAF, vuole e ha molto focus sul dare voce al personale. Avere una risposta così elevata, così significativa del personale ci ha molto colpito, e quindi io volevo sentire la professoressa Bosco, che approfitto per salutare, proprio chiedere come hanno fatto ad ottenere questa copertura così ampia, che azioni hanno fatto e Buongiorno, insomma come ringrazio state la dottoressa conducendo questo, Scione come sta andando e questo spero mi processo di sentiate bene. autovalutazione. Buongiorno dottoressa, a lei la parola. Microfono, ci siamo? Perfetto. Voglio salutare tutti, Daniela Pampaloni in particolare e tutte le scuole che stanno partecipando. Il saluto viene da parte mia, ma anche di tutti i componenti del GAV che stanno seguendo qui insieme a me il webinar dal laboratorio informatico del nostro istituto. Quindi siamo tutti insieme oggi per seguire questo webinar e per comunicarvi anche quella che è stata la nostra modalità di somministrazione del questionario. Noi in realtà siamo alla prima esperienza di autovalutazione, soprattutto con una guida CAF. Negli anni precedenti abbiamo attuato un monitoraggio attraverso dei questionari di autovalutazione per i docenti e i genitori. L'anno scorso, per la prima volta, abbiamo proposto ai docenti un modulo Google, ai docenti e al personale ATA. E questa esperienza che noi abbiamo fatto nel maggio 2017 in realtà non ci ha soddisfatti completamente, perché abbiamo fornito il link al personale, ma la partecipazione non è stata così diffusa come noi ci aspettavamo. Quando abbiamo ricevuto i link, le modalità per la compilazione del questionario facile CAF, facciamo riferimento alla nostra prima riunione del gruppo GAV, ci siamo incontrati il 4 gennaio e in quell'occasione abbiamo un po' programmato i vari step delle attività che avremmo proposto al nostro istituto. Il nostro è un istituto comprensivo, abbiamo quattro plessi di scuola dell'infanzia, due di scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. Abbiamo inteso coinvolgere tutto il personale, siamo oltre i 100 docenti e una quindicina di assistenti e collaboratori come personale ATA. Quindi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza precedente e abbiamo preferito non fornire il link personalmente ai docenti dei tre ordini di scuola e al personale, ma piuttosto abbiamo creato dei momenti all'interno delle normali attività funzionali previste per i docenti per il mese di gennaio, dei momenti in cui nei laboratori informatici gli stessi docenti che costituiscono il GAV si mettevano a disposizione per attivare su tutte le macchine
aprire i link e guidare all'occorrenza la compilazione da parte dei docenti. Questo in realtà è avvenuto in un pomeriggio di una programmazione normale in cui i docenti si alternavano alle postazioni e hanno compilato sia i docenti di scuola dell'infanzia che di scuola primaria il questionario. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, i componenti del GAV, che sono docenti della scuola, si sono messi a disposizione nelle postazioni allestite ordinariamente nella sala docenti per invitare i colleghi durante le ore buco, durante i momenti liberi anche delle attività pomeridiane a compilare il questionario e loro sono stati sempre lì presenti per poter dare indicazioni, ma anche per motivare alla compilazione del questionario, spiegandone le finalità. Che chiaramente fanno riferimento alla delibera che noi avevamo già assunto in collegio docenti. Queste sono state le modalità che hanno portato poi ad una grande adesione nella compilazione con procedure anche abbastanza semplici. In realtà non è andato via molto tempo, in un pomeriggio, come risulta, diciamo, dai tabulati. Molti docenti hanno potuto compilare il questionario e abbiamo concluso nei tempi che ci eravamo dati per la raccolta delle evidenze relative a questa prima fase. Vedo, dottoressa, che c'è una Sì, noi abbiamo domanda. coinvolto tutto L'indagine è estesa a tutti gli l'istituto. Noi stakeholder, non nell'istituto solo ai abbiamo senza 10 zaino. Voi classi di avete scuola pensato di primaria coinvolgere tutti, che giusto? aderiscono al modello senza zaino e altre 13 classi che non aderiscono. La scuola secondaria non aderisce ancora al modello senza zaino perché noi siamo entrati nella rete soltanto da 5 anni. Delle 11 sezioni di scuola dell'infanzia, la metà è già senza zaino, ma noi il questionario lo abbiamo somministrato a tutti perché riteniamo che questo percorso di autovalutazione possa essere anche un percorso di formazione per tutti i docenti che nel tempo comunque realizzeranno il modello, perché il modello è in fase di implementazione. L'anno prossimo ci saranno nuove classi e sezioni dei tre ordini di scuola che aderiscono al modello. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta. Benissimo. In realtà, diciamo, non so quanto sia una scelta, perché in realtà, come vedo spunto dalla domanda della dottoressa Annoscia, che noi abbiamo inteso dice solo ai senza zaino. Diciamo che il processo di autovalutazione TAP, il modello di autovalutazione TAP si applica all'intera organizzazione, all'organizzazione in quanto tale. Due o tre plessi, due o tre classi di un diciamo senza zaino di per sé non sono un'organizzazione, laddove per organizzazione io intendo un'organizzazione appunto che può declinare i criteri del modello CAF, quindi c'è una leader, la leadership, le politiche, le strategie, le partnership e risorse, il personale, cioè si gestisce autonomamente questi aspetti. Quindi, e poi comunque, come dire, diciamo, il senza zaino comunque fa parte dell'organizzazione in quanto tale, dell'organizzazione più ampia, è un di cui diciamo, della più grande organizzazione. Quindi è comunque bene che l'indagine venga fatta all'intera, organizzazione. E questo, diciamo, secondo me non è... È una scelta, ma dovrebbe essere così.
E poi, diciamo, l'unica cosa che magari potrebbe essere utile, secondo me, è magari poteva essere utile, non so se l'avete fatto, magari lo possiamo dare come suggerimento per il futuro, magari segmentare i dati del questionario, delle risposte, diciamo, di coloro per quegli istituti che sono interamente senza zaino, che sono parzialmente senza zaino, magari segmentare i dati. Di chi lavora in senza zaino e chi non lavora in senza zaino. Quindi fare questo tipo di confronto. Ma il questionario comunque e l'analisi va fatta all'intera organizzazione. Ora, una scelta poteva essere invece quella di segmentare, perché segmentando possiamo avere anche, come dire, percezione, contezza di diverse probabili, sto andando solamente per un'idea, ma in realtà potrebbero, diciamo, come dire, essere comuni le percezioni, ci può essere una comunanza di percezioni tra chi lavora in senza zaino e chi no, oppure ci può essere una divergenza di percezioni. E a noi, a voi dirigenti, anche penso interesserebbe sapere se c'è una divergenza di percezioni tra chi lavora in senza zaino e chi no. Questo è solamente un input, però diciamo, potrebbe essere utile fare questa segmentazione. Comunque, estenderlo, magari potete farlo compilare in giorni diversi, è possibile farlo compilare in giorni diversi da chi lavora in senza zaino e chi non lavora in senza zaino, vedendo dalla data riuscite, insomma, a capire chi ha risposto al questionario, se chi ha risposto al questionario appartiene a senza zaino o no. Voi, dottoressa, voi non avete segmentato i No, il dati, nostro istituto non tutti è interamente hanno senza zaino risposto, perché perché il lo vostro stiamo istituto è implementando di anno in interamente anno. senza zaino, scusi, Quindi non chiaramente ricordo noi non possiamo più l'informazione. segmentare i dati, però abbiamo altre evidenze da raccogliere che sono differenti dalle classi e dalle scuole che attuano il modello rispetto alle altre. Penso per esempio alla produzione di un planning di scuola, un planning annuale, penso alle procedure. Ecco, in quella fase potremo utilizzare altre evidenze per fare questa comparazione. Al momento ci interessava innanzitutto partire da una visione d'insieme e poi con altre evidenze differenzieremo le due rilevazioni. Benissimo. Io colgo anche questa domanda della dottoressa, questa affermazione della professoressa Reali, dice che la finalità di questa operazione riflette su senza zaino, per il resto abbiamo già il RAV e PDM ministeriali. In realtà sì, sicuramente la finalità di questa operazione è riflettere su senza zaino, ma se non facciamo, diciamo, RAV del PDM CAF sull'intera organizzazione è da quello globale che possiamo ricavare informazioni sul senza zaino. E comunque sicuramente, voglio dire, stiamo parlando del RAV e del PDM ministeriali, il RAV e PDM CAF che sono prodotti, diciamo, abbastanza vicini, ma voglio dire, non è mistero che comunque l'autovalutazione che vi chiediamo di fare con il modello CAF è un'autovalutazione più ampia, che copre molti più aspetti, alcuni e per alcuni versi anche, diciamo, più impegnativa, rispetto a quella che vi viene richiesta a livello ministeriale. Questo è il motivo per cui anche il comitato, diciamo, promotore ha incontrato il modello CAF e ha optato per questa sperimentazione di questo modello. Quindi l'autovalutazione a tutto tondo con il modello CAF serve sicuramente come base di riflessione per il senza zaino, ma comunque, diciamo, si parte dal tutto per poi arrivare alla specificità.
Va bene, io, dottoressa, non so se lei ha qualcos'altro da aggiungere, qualche suggerimento, se ha incontrato qualche difficoltà che possiamo dirimere o qualche, Ma quello che ha caratterizzato questa qualcosa rispetto prima al fase del percorso che lavoro è vuole stato condividere innanzitutto con, una gli altri condivisione dei colleghi. materiali con tutti i componenti del GAV ed anche la struttura del GAV che rappresenta i tre ordini di scuola, ma anche tutti i processi che si svolgono nel nostro istituto e quindi anche la nomina del referente senza zaino, ovviamente, dell'animatore digitale, dei referenti dell'autovalutazione. Insieme, sempre come gruppo unico, abbiamo anche predisposto la fase successiva e quindi l'assegnazione dei criteri, quindi sia dei fattori abilitanti che dei risultati, 9 criteri, li abbiamo suddivisi 2 per ogni coppia di componenti GAV. Il nostro GAV è costituito da 7 docenti, il dirigente è un assistente amministrativo che è anche genitore del nostro istituto, quindi in rappresentanza di tutti anche gli stakeholder. E insieme abbiamo suddiviso, come diceva lei, abbinando i fattori abilitanti e i risultati similari, per ogni coppia di docenti e componenti, perché la difficoltà iniziale è senz'altro quella di approcciarsi ad un modo di lavorare che per noi è completamente nuovo e quindi questo genera timori, perplessità, per cui lavorare da soli l'abbiamo ritenuto controproducente. Lavorando in coppia, i docenti possono condividere anche queste ansie. Sollecitarsi a vicenda nello studio dei materiali, quindi anche i materiali li abbiamo suddivisi, quelli da studiare per ciascuna coppia di docenti che li prenderà in esame. Per cui ecco, questa modalità di condivisione piuttosto che un approccio singolo abbiamo ritenuto finora che ci ha incoraggiati a poter innanzitutto cercare di rimanere nei tempi. E poi essere certi che le procedure adottate fossero effettivamente quelle richieste dal modello. Per cui ecco un confronto continuo, ma abbiamo letto bene, ma torniamo a rileggere. Ecco, nei nostri incontri io ho letto una modalità, tu ne hai letta un'altra. Questo confronto che sta accompagnando tutte le fasi del nostro lavoro. Benissimo, mi fa piacere, mi fa molto piacere condividere l'esperienza, diciamo, della vostra scuola, anche perché ne parlavamo ieri al telefono, è una scuola nuova che non ha precedenti esperienze, no? Di autovalutazione, di modello CAF in particolare, quindi insomma c'è parte significativa questa vostra esperienza. E quindi abbiamo Vi pensato di farne ringraziamo, patrimonio grazie comune mille, buon lavoro a anche tutti. affinché possa essere, come dire, da Arrivederci. incoraggiamento per tutti gli altri. Grazie mille, dottoressa, e buon proseguimento. Grazie, arrivederla. Bene, proseguiamo quindi. Abbiamo chiarito quindi su come, per quanto riguarda le evidenze relative ai fattori abilitanti, uno strumento. È il questionario da somministrare al personale e mi sembra di aver letto da qualche parte che poi vedremo se si può come si può concretizzare questa segmentazione. A questo giro vi faremo sapere. Adesso passiamo alla seconda. Ah, ecco, poi c'era qualche ulteriore suggerimento rispetto all'analisi dei questionari. Chi analizza i questionari, 2 o 3 componenti del GAV, i risultati vengono commentati e discussi nel GAV. Quello che vi volevo segnalare è che è opportuno che i risultati sintetizzati in grafici e commentati siano resi disponibili al personale, eventualmente agli altri stakeholder, perché vedete questa.
è una cosa molto, molto importante, perché quando dobbiamo avere le risposte al questionario, chiediamo al personale la collaborazione, li martelliamo perché vogliamo che rispondano, però poi diciamo, necessariamente deve seguire un momento di restituzione, cioè il personale deve sapere che ha risposto al questionario e deve sapere gli esiti di questo questionario. Quindi è opportuno, noi invitiamo caldamente a diciamo, realizzare a valle della elaborazione dei risultati del questionario anche una semplice informazione, poi vedete voi insomma come co le modalità comunicative più efficaci rispetto a quello che è emerso da questi questionari. Ritorniamo quindi al secondo strumento per la rilevazione delle evidenze relative ai fattori abilitanti è l'intervista. Quindi, mentre il questionario serve per rilevare le percezioni del personale rispetto ai cinque fattori abilitanti del modello CAF, l'intervista serve invece per rilevare le percezioni della dirigenza, quindi DS e DSGA. Questa intervista, questa indagine DS-DSGA è strutturata in due strumenti. Prevede un questionario composto da 53 domande bimodale, quindi in cui diciamo, il dirigente DSGA devono semplicemente rispondere sì o no, e poi diciamo, 20 di queste domande sono state estrapolate e ne abbiamo fatto un'intervista di approfondimento qualitativo. Quindi sono 20 domande di approfondimento che corrispondono poi ad altrettante 20 domande del questionario al personale, in modo che si possono confrontare le risposte date da DS-DSGA con quelle date dal personale. Vedete, nel format di intervista che noi vi diamo, è possibile appuntare la risposta relativamente alla prima domanda, in quale domanda, il documento, missione e visione sono definite chiaramente. È possibile appuntare la risposta che ha dato il dirigente, la risposta alla stessa domanda da parte del personale e poi la risposta completa, approfondita del dirigente. Rispetto all'intervista, non è prevista nessuna modalità di erogazione online né di elaborazione automatica, perché si tratta di diciamo, un'intervista descrittiva qualitativa in cui si chiede a chi somministra l'intervista grandi competenze sia di, diciamo, come dire, di compilazione, di proposta dell'intervista, ma anche di sintesi, perché diciamo, le domande, le risposte vanno riportate per iscritto, oppure non so se vi dotate di un registratore per registrare le risposte. Qual è la sequenza consigliata per la raccolta delle evidenze? Si somministra prima il questionario al personale in modo che le risposte possano servire per la guida e il confronto con le interviste alla dirigenza. E mentre si fa tutto questo, si raccolgono i documenti, le evidenze documentali sui fattori abilitanti.